io cerco di essere integerrimo, faccio fatica a contenermi, di parolacce non ne dico. A me piace dire che nella mia vita c'è Gesù, c'è Don Bosco e c'è la Fortitudo. Però l'ordine non ve lo dico. L'ho corteggiato per un bel po' anche dopo, quando ho scoperto che era virtussino. Ma sai, all'inizio l'ho messo in secondo piano. Poi quando io vengo a casa con la faccia di una che ha perso, tu ci godi. Sì, sì, adesso mi lasci qui perché tu hai il palazzo in fiera. Auguroni, auguroni, comunque vada, sarà successo. Siamo delle icone. La trattoria è un'icona, viene dipinta come locale fortitudino, perché lui, diciamo, quello che rompe i maroni è lui, ecco. Oh, che poi, oh, se tu entri qua e sei virtusino, la battuta ti arriva. Come se sei fortitudino, lui ti tira la zagnata matematico. Vado? Questo abbonamento era un abbonamento, ragazzi, sarà costato 1000 lire. Erano bei tempi. Io sono abbonato per la Virtus dal campionato 1956-57, sono 63 anni. Qui nel quadro c'è una maglietta della Fortitudo firmata ad Onelio, il nostro primo tifoso. Questa è la sciarpa della Fossa dei Leoni. Guarda, se dovessi fare un'omelia sulla Fortitudo, partirei da Beati gli ultimi. Penso che per un fortitudino spiega chiaramente la nostra situazione. All'ennesima finale per venire in uno persa che hanno avuto di recente, non mi ricordo se quella di Trento in casa con Casale Monferrato che era semifinale, oppure quella con la semifinale con Trieste o quella con Brescia. In uno di questi tre qua, mi ricordo bene. Sono buoni loro. Perché loro hanno vinto, perché loro hanno la ragione in tasca. C'è poi da dire che poi dice sempre quello, quindi... Invece voi no. Proprio, vabbè, ne tirate fuori una al giorno, primi. Devo dire la verità, io da virtusino, se non vinco, non mi diverto tanto, ecco. Se poi canto, non canto, ecco, una roba un po' più secondaria, ecco. Beh, quello che mi piace del tifoso della Fortitudo è che loro sono felici anche se perdono. Ed è così anche per lei? Mi piace di più quando vinciamo. Ecco la maglia del derby. Significa che gliene abbiamo dati 41 in quel derby. È un'esclamazione forse un po' volgarotta, però qui a Bologna rende molto l'idea. A Bologna sei legato a quella squadra, qualsiasi cosa capiterà. Per come la vedo io è un po' come nascere una contrada siena. Tante volte mi dà più fastidio quello che non tifa per nessuno. Sono due modi diversi di vivere le cose. La Fortitudo nasce in funzione del fatto che sono piccoli sporchi neri. Gli altri erano quelli tutti eleganti, precisi, tutto perfetto e tutto il resto. Mi è capitato di sposare sia gente di fede fortitudina, gente di fede virtussina. È grande occasione per divertirmi. L'omelia la fa il prete e non può essere interrotto da nessuno. Carissima Monica, abbi pazienza, ma ti sei preso un giocatore di basket con dietro amici che parlano di basket dalla mattina alla sera. Purtroppo ti sei preso uno che a Bologna ha sbagliato e si è preso la parte peggiore. Ma non si può avere tutto dalla vita. Tendenzialmente però quando ci sono degli avvenimenti in cui c'è un rischio di festeggiamento Fortitudo io sto al mare, ecco, diciamo, sì. Perché poi io festeggio molto. Sì, molto, nel senso, quelle poche volte che capita. Però a me piace festeggiare. L'anno scorso avete la promozione della Fortitudo, sembrava una barzelletta. Una festa al giorno per un mese. È stata un'agonia. Paladozza trasmette emozioni. Pensa che io mi ricordo ancora quando sono venuta la prima volta a 14 anni esattamente dove ero a sedere. Già quando entri ti viene un po' la pelle d'oca. Perché tutti condividono la stessa passione, la stessa fotta che permette di sentirti quasi in famiglia e non te lo sai neanche spiegare perché, ma è così.
prima volta è stata in sala borsa. Era come se giocassero praticamente nel tuo cortile, perché eri attaccato ai giocatori, quindi era un'atmosfera veramente particolare. Fatto sta che ho sposato la Virtus e da quel momento non ho più divorziato. Nel 1954 sono andato a Pesaro. All'epoca il campo di Pesaro era un campo all'aperto con le gradinate fatte di legno. Da bambino mio zio aveva l'abbonamento e mi disse: guarda, si è liberato un abbonamento, che era una cosa rara per la Virtus. Era un abbonamento che si tramandava di famiglia in famiglia. Quando moriva lo zio facevano festa in casa. Ah, il abbonamento è mio! Si picchiavano per pagare il funerale al morto. Lo pago io, basta che l'abbonamento sia mio. Sì, sta roba qua. Ma come non lo sai? Dai, impossibile. Aiutami. Ma è gara 5. Gara 5, certo. Tiro da 4. Quindi tiro da 4. Guarda, già vinto. Sì, aveva già vinto. Questa bandiera la porto al palazzo perché nel caso qualcuno avesse la memoria corta, così gliela ricordo. E sti qua mi continuano a tirar fuori questa storia di una storia incredibile che c'è stato un tiro da 4. È una cosa che allora è rimasta molto dentro. No, non c'è mai stata. No, ma è bella perché non è solo questo, è vedere la faccia anche di chi è in panchina della Fortitudo che guarda il tiro, lui sa già che entrerà. Dai, guarda che carino questo. Io ho rivisto la partita col commento di Pungetti almeno 10 volte, perché rivederla col commento di Pungetti era una roba. Della Kinder, Rabbio, Danilovic, prende il fallo, incredibile, incredibile. E veramente ti dà una vita, soffre per la Fortitudo in questo momento, ha tutto il diritto di pensare di essere nato sfigato. Avevo uno scooter e ho fatto la strada da dietro, sono arrivato a Casteldebolo, ho visto una Uno bianca con una famiglia, madre, padre, bambino, con bandiera a scacchi bianco-nera e ho pensato, gli entro dentro col motorino. Sono andato a casa, mi sono chiuso in camera, sono uscito dopo 2 giorni. La mattina celebriamo la nascita di Gesù. Poi la sera speriamo. Se ce la dovessimo fare, è un po' un assaggio di paradiso. Sì, sì. Tu dove sarai il 25? Dietro la panca, Fortitudo. No, ma me l'ha chiesto la società perché senza di me non hanno, cioè, non vince niente. Adesso Antimo è molto contento di avermi dietro perché ci guardiamo, chiamo gli schemi, faccio diverse cose, cioè. E tu vai a palazzo con lui? Il 25 mattina non lo cago neanche. Io ho da fare, da lavorare, devo fare da mangiare per la famiglia, qua c'ho 20 persone a mangiare. Quindi. Virtus merda, a te famiglia. Dunque, in caso di vittoria, passerò la notte a mandare messaggi agli amici tifosi fortitudini. Se invece si perde, prenderò un tranquillante e così riuscirò a dormire. È tutto quello che verrà dopo, tutto quello che c'è stato prima, le magliette che vengono fuori immediatamente finito un derby, perso, vinto che sia. La partita è un pezzo di un mondo che si svolge attorno a un derby. Lo guarderete insieme il derby? Sì, guarda, una delle cose più divertenti è guardare la partita di fianco a lei. Vedi questo imbananimento davanti alla partita, van sotto di 20, guardo con l'occhio pallato e mi dice e adesso è così. Siete sotto di 20, non difendete, basta, finito. Non fare bene.